egli non era la luce, ma doveva rendere testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina l'uomo. Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo riconobbe. Venne tra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. Coro parrocchiale di Gavassa, unità pastorale Beato Paolo VI,
presenta Concerto di Natale 2017. Buon ascolto a tutti. Thank you.
fredda, gonfia d'incenso. L'angelo scese come ogni sera ad insegnarmi una nuova preghiera, poi d'improvviso mi sciolse le mani e le mie braccia divennero ali. Quando mi chiese: conosci l'estate? Io per un giorno, per un momento, corsi a vedere il colore del vento. Volammo là, sopra le case, oltre i cancelli, gli olti, le strade, poi scivolammo tra valli fiorite dove all'ulivo si abbraccia la vite, scendemmo là dove il giorno si perde, a cercarsi da solo, nascosto tra il verde. E lui parlò come quando si prega, e alla fine d'ogni preghiera contava una vertebra della mia schiena. Voci di strada, rumori di gente mi rubarono al sogno per ridarmi il presente. Sbiadì l'immagine, stinse il colore, ma l'eco lontana di brevi parole ripeteva ad un angelo la strana preghiera, dove forse era sogno, ma sonno non era. Lo chiameranno figlio di Dio. Parole confuse nella mia mente, svanite in un sogno, ma impresse nel ventre. E la parola ormai sfinita si sciolse in pianto, ma la paura dalle labbra si raccolse negli occhi, se mi chiusi nel gesto di una quiete apparente che si consuma nell'attesa di uno sguardo indulgente. E tu, piano, posasti le dita all'orlo della sua fronte. I vecchi, quando accarezzano, hanno il timore di far troppo forte. Thank you.
avrai altri dei di fronte a me, non ti farai immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo, né di ciò che è qua giù sulla terra, né di ciò che è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai, perché io, il Signore, sono il tuo Dio, un Dio geloso che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e la quarta generazione per coloro che mi odiano, ma che dimostra il suo favore fino a mille generazioni per coloro che mi amano e osservano i miei comandamenti. La crisi finanziaria che attraversiamo ci fa dimenticare che alla sua origine vi è una profonda crisi antropologica, la negazione del primato dell'essere umano. Abbiamo creato nuovi idoli, l'adorazione dell'antico vitello d'oro, Evangelii Gaudium, Papa Francesco. Thank you.
questo punto non ci resta che presentare coloro che hanno cantato e suonato. Allora, però dobbiamo fare una bella cosa, qui non si capiscono i nomi. A ogni nome preferito fate con me. Pronti? Io sono Rossi Mauro. Perfetto. Così, perfetto. Allora, Elisa Davoli, Elisabetta Bolognesi, Roberta Iori, Anna Cantarelli, Anna Casini, Bucolo Iarilde, Cecilia Del Monte, Cinzia Quintadamo, Antonella Cinquemani, Francesca Zuelli, Margherita Ferretti, Narcisse Zen Conga, Priscilla Ocò, Francesca Davoli, Milena Davoli, Federica Vecchi, Adelina Filippini, Rossella Cicarini, Luca Reverberi, Celso Simonazzi, Marco Orlandini, Marco Bonetti, Simone Landi, Domenico Vecchi, Corrado Iori e Cardinetto, Isabella Bertocchi e Flauto, Elena Tondelli e Flauto, Laura Bertocchi e Violino, Denise Bertocchi e Pianoforte, Francesco Manotto della Chitarra, Federico Bellente e Percussioni, Alessio Bondavani e la Grafica, Gabriele Davoli e Forte, Emilio Borghi e Riprese, e poi Don Luciano, perché sei tutto lo Spirito Santo, sei anche questa chiesa. Il schieramento della luce. Allora, io credo di aver presentato tutti, sì o no? No. Allora? Thank you.
Ok? Cioè, non sono un granché come diacono, come presentatore un po' meno, però so. I Beatles sono adesso. Hanno deciso di fare 14 canzoni, appena messa cantata, perciò sono fine batteria, no. No, scherzo. Facciamo due canzoni. Facili, le canto anche, dai. Facili. Aspetti il microfono.
Paolo, Santa Croce, Valsenzatico, abbiamo 5, 7, 8, 9 date. Okay. Allora dopo vi aspettiamo nella sala parrocchiale, perché c'è un rinfresco. E qui chiamerei qua Don Luciano per un saluto, perché sembra doveroso, anche perché Don, non te l'ho mica detto, ma sto poco di roba, costa 20.000 euro la parrocchia. Sono due professionisti venuti da tale. Siccome la parrocchia non è il parroco, quindi sono contento, insomma. Allora niente, un ringraziamento davvero vivo, un ringraziamento a chi ha preparato questo incontro, un ringraziamento anche a tutti quelli che sono qui davanti, che hanno cantato, che hanno. È chiaro che il Natale è una cosa importante e ci sono tante luci che si accendono, ci sono le luci, le luminarie della strada, ci sono le luci che accendiamo forse in casa nostra, ma c'è anche la luce che riscalda un po' il cuore quando sentiamo cantare, sentiamo le lodi del Signore. Certamente la vera lode sarà quella vera, quella che celebreremo il giorno di Natale. Però grazie, perché ci avete già introdotto un pochino sul cammino della strada del Natale. Un ringraziamento grosso a tutti, i nomi li hanno già fatti, partiamo da chi ha preparato all'ultimo, che siete qui tutti uguali, non c'è l'ultimo, insomma, qui che siete qui presenti. E vorrei fare gli auguri di Natale, ma penso sia più bello poterli fare il giorno di Natale stesso, perché credo che ci incontreremo ancora, se non qui, almeno anche a distanza, nella nostra preghiera ci ricorderemo. Quindi grazie, siete un bel gruppo, spero che possiate continuare, spero anche che ci siano degli altri rinforzi che abbiano voglia di montare su di venire, di ingrossare questo gruppo, semmai agganciandoci anche a quegli altri dell'unità pastorale. Grazie, auguri anticipati, poi ci rifaremo a Natale e alla prossima allora.